Io ho violetto lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. E per continuare il discorso che avevo cominciato oggi con Franco, cioè l'ho cominciato da Franco, ma era un appunto che avevo sulla religiosità infantile, no? Quel discorso è il discorso sulla credenza, cioè una credenza non nasce come un qualcosa da niente, ma è una trasformazione dell'individuo, che quando è piccola non se ne accorge, quando dopo invece diventa grande è uno sforzo notevole. E Renzo Vianello, nella sua religiosità infantile, diceva appunto, ciò implica che le credenze infantili si modificano lentamente con l'età, che le vecchie credenze di solito non spariscono mai bruscamente, che nel passaggio da una vecchia ad una nuova credenza compaiono delle credenze di compromesso, eccetera. In relazione alle nostre ricerche, tale ipotesi ci impone di impostare il nostro studio secondo una prospettiva genetica per descrivere, relativamente ad ogni nozione religiosa considerata, le varie fasi di assimilazione. Ma tale ipotesi ci suggerisce anche che dobbiamo sospettare fortemente di fronte all'assimilazione brusca ed improvvisa di una nozione religiosa e ritenerla frutto di un apprendimento fondamentalmente nozionistico. Praticamente una nozione religiosa, qualunque nozione religiosa, è una nozione emozionale, nel senso che arriva a toccare l'intimo profondo delle persone. Questo toccare l'intimo profondo delle persone appartiene a quello che è il condizionamento educazionale, cioè tutta la struttura di condizionamento del sistema sociale in cui viviamo. La modifica di questa struttura è una modificazione lentissima, cioè è un atto di volontà che fa un individuo adulto, cioè quando viene fatto da adulto è anche durissimo, ma è una modificazione lentissima di questo passaggio, di questa trasformazione, dove abbiamo la nascita di tutta una serie di credenze di mezzo. Cioè, dalla credenza c'è il Dio padrone che ha creato il mondo o non esiste il Dio padrone, esistono tutta una serie di credenze di passaggio, di ipotesi di passaggio che dalla coercizione emozionale, esiste Dio che ha creato il mondo, alla negazione, no, non esiste Dio che ha creato il mondo, e sto parlando di concetti emozionali, non sto parlando di concetti descrittivi o di ragionamenti, esistono tutta una serie di condizioni emozionali intermedie che si esprimono attraverso una serie di preposizioni. Per esempio, Dio che ha creato il mondo non è un Dio umano, cioè non è fatto a forma umana, ma è un essere assolutamente necessario. Esiste una forza della creazione. Ecco, tutte queste credenze che possono andare a coprire la banda fra Dio ha creato il mondo o Dio non esiste, si sviluppano all'interno dell'emotività dell'individuo mano a mano che rimuove gli elementi della coercizione educazionale. Quando dice sempre Vianelli, quando uno passa dall'essere educato dal punto di vista cattolico, cioè il bambino passa dall'essere educato dal punto di vista cattolico e dire no, Dio non esiste, non va più in chiesa, ma cioè in un secondo molla tutto, in realtà non ha mollato assolutamente niente. Ha interiorizzato una nozione nozionistica, cioè un dato a livello nozionistico, col quale che ha sovrapposto a quello che è il condizionamento educazionale emozionale. Bene, quel bambino può essere ateo o può negare l'esistenza di Dio per tutta la vita, meno che 5 minuti prima di morire o meno che la situazione in cui lo riporterà in ginocchio. Cioè, l'espressione emozionale interna all'individuo non è stata rimossa. Cioè, lui ha un condizionamento emozionale, cioè alla condizione emozionale dell'esistenza del Dio padrone, ha sovrapposto un elemento nozionistico che gli è servito per affrontare la vita di tutti i giorni, ma che non ha sostituito quella che era il condizionamento educazionale profondo della persona. Pertanto, quando qualcuno vi dice credo una cosa così diversa o ha delle fantasie, beh, bisognerebbe conoscere tutti i suoi elementi di passaggio e tutte le trasformazioni che ha avuto. La coercizione, il condizionamento educazionale è una cosa seria, cioè io ho visto delle persone distrutte, il proprio ego, cioè il proprio ego distrutto per avere una credenza, cioè per essere sforzati giorno dopo giorno di avere delle pratiche autodistruttive. Ed esistono delle persone cattoliche che sono state completamente distrutte perché hanno interiorizzato il cattolicesimo, cioè persone che vanno a baciare un pazzo, uno stronzo, un delinquente come Padre Pio,
perché sono talmente disperate e sono convinte che quel delinquente sia un santo, quando non esiste santo, non esiste Dio, non esiste la Madonna, non esiste un cazzo. Pensate a che livello di distruzione questo è avvenuto. È veramente una cosa aberrante. Ma questo non avviene a livello di ragionamento, avviene a livello di emotività, cioè l'emotività delle persone che viene strutturata in quel modo. E parlando di emotività delle persone, no, questo è soltanto quello che hanno portato in chiesa, che andava in giro a rubacchiare a destra e a manca, no? Ma a proposito di emotività delle persone, nell'ordinamento giuridico della Chiesa Vaticana, questo è i millenni via col vento in Vaticano, nell'ordinamento giuridico della Chiesa Vaticana non è punibile il reato di favoreggiamento. Non esiste reato di favoreggiamento. Attenzione, però, la cosa è molto più micidiale. Anzi, è considerato una benefica grazia. Fin dall'alto Medioevo il privilegio del protezionismo e favoritismo è tenuto in grande considerazione e sempre in auge. È un punto d'onore per il Monsignore che scavalca gli altri nei loro diritti di precedenza. Nell'ambiente egli è considerato fortunato perché è passato davanti agli aventi diritto. Quello di stare sempre dalla parte vincente è l'obiettivo principale del rampante, teso a galleggiare sulle mutevoli correnti delle pie fazioni. La sinomia non ha più quel rigore canonico voluto dalla legge draconiana del diritto antico. La legge a riguardo è anacquato, il termine inflazionato, non è mai detta corruzione, si preferisce chiamarla col nome di favoreggiamento, che non equivale al reato, anzi si ammanta di benevolenza e carità, quindi è virtù. Nessun tribunale ecclesiastico la dovrà mai perseguire. È chiaro questo? I furbi di quel 20% che si preparano a dare la scalata al Vaticano, abili e sottili nel tratto, ricordano facilmente la circonvenzione dei superiori, i quali si illudono di tenere tutto in mano, ma in realtà sono posti nella sfera dell'incapacità soggettiva e oggettiva. La circonvenzione, infatti, induce una persona psicologicamente incapace a compiere gli atti giuridici insufficienti e dannosi, al fine di trarne profitto e vantaggio degli interessati. Prestazioni in simbiosi. Il superiore è in stato di estasi, intendi fuori di sé, cioè fuori di testa. L'altro, il furbo, cavalier servente, è tutto preso a manovrare e lisciare per il giusto verso il somaro domato. Cioè, questo è il modo di essere, il modo di rappresentarsi all'interno della Chiesa Cattolica. Ma perché è questo? È questo per ordine del Dio padrone. È così per il macellaio di Sodoma e Gomorra. È così per il pazzo di Nazareth. Cioè, questi sono i modi attraverso i quali si... Questo che vi ho letto da Via col Vento del Vaticano non fa altro che riprendere quel bellissimo insegnamento del pazzo di Nazareth, che è quello dello schiavo che, accortosi che il padrone lo stava cacciando via, cioè del servo più che altro, l'amministratore, che il padrone lo stava cacciando via, chiama tutti i debitori del suo padrone e gli condona i debiti. Cioè, essere furbo è un'azione meritoria. Spaccare il culo a chi si è fatto il 4 per affrontare la vita, per costruire qualcosa, nel Vaticano è considerato un'azione meritoria. Pronto? Cosa stai dicendo, pazzo? Ma cosa stai dicendo, pazzo? Gli assassini sono sempre pronti ad alzare roghi, sono sempre pronti a bruciare chi non si può difendere, sono sempre pronti a costringere in ginocchio bambini, a stuprarli. Questo è il cattolicesimo. Il cattolicesimo e il cristianesimo è solo questo, costringere bambini in ginocchio, distruggere la loro possibilità di divenire nell'eternità dei mutamenti. E questi li sentiamo. E vi ricordo sempre Radio Maria. Radio Maria dice, noi dice Radio Maria e il prete tale Livio, qualcuno non cattolico vorrebbe intervenire, ma noi non lo permettiamo, perché in queste persone si potrebbe annidare il maligno. Noi abbiamo la verità, attraverso noi parla il Dio padrone per stuprare le persone. Questo per stuprare le persone è roba mia, chiaramente. Boh. Tutto questo
è il cattolicesimo, dove i telefoni sono attaccati, se qualcuno vuole telefonare, se qualcuno non telefona meglio ancora. E vediamo un po' di rassegna stampa. Eccolo qua. A proposito, appena avrò finito gli oracoli caldaici, vi annuncio che farò quel pezzo sul mobbing che avevo promesso da inizio dell'anno. Sono arrivato alla fine e ho già preparato il pezzo del mobbing. Poi sto preparando un'analisi della teogonia esioidea, però mi fermerò soltanto alla prima generazione dei titani, e questo penso farà felice Francesco. E sto anche sempre lavorando a Gesù di Nazareth, il bastonatore di chi non si poteva difendere. Pronto? Sì? Ciao. Ciao bella. Sono io, Anna Maria di Venezia. Dimmi tutto. Mi conoscete? Te lo sentivo anche prima. Ascoltami, mi era una curiosità che volevo domandarvi. Dimmi. I pagani hanno un dio verso gli dei contro, verso di loro, oppure hanno un dio come che noi crediamo? Questa è una domanda che io volevo farti. Ti rispondo per l'altro. Era tanto tempo che volevo dirtelo. Va bene. Ciao. Bene. E grazie a voi. Ciao, ciao. Allora, i pagani hanno un dio inteso come dio, nel senso che noi dio lo intendiamo come ogni essere che esiste, cioè ogni essere che esiste è un Dio. Io sono un Dio, tu sei un Dio, Tizio, Caio, però tutti gli uomini sono dei, tutti gli animali sono dei, tutte le piante sono dei. Per cui noi non abbiamo un Dio al quale supplicare, cioè al quale chiedere, però abbiamo tanti amici con cui camminare, tanti amici che chiamiamo dei. Pronto? Ciao. Aspetta un attimo, ecco dai, dimmi. Sì. Secondo te, testimone di Geova, chi va sempre sulle case a insistere, cosa ne pensi, chi viene sempre a rompere le scatole? Ciao. Ciao. Allora, cosa ne penso io di testimone di Geova? Io di testimone di Geova ne penso esattamente come i cattolici, né più né meno. Il fatto che va a rompere scatole, come dite voi, in giro per le case, è sufficiente chiudere la porta, cioè non vengono con mitra a rubare o a fare delle cose. Loro suonano, voi dite non mi interessa e loro vanno via normalmente. Se dopo fanno altre cose, questo è un altro discorso. Io penso dei testimoni di Geova esattamente ciò che penso dei cattolici, solo che i testimoni di Geova non hanno 2000 anni di stupro, di genocidio e di massacri sulle spalle, interpretano in un modo diverso ciò che io interpreto in un modo diverso, ma finora non ho mai dovuto scontrarmi con loro. Cioè, io considero che ogni persona ha il diritto alla propria fede, al proprio modo di pensare, al proprio modo di essere. Questo non significa che a quel modo di essere io non contrapponga il mio e non mi scontra con le preposizioni, col pensiero, in filosofia, eccetera. Quello che io non accetto nel modo più assoluto è quando qualcuno lo impone a chi non si può difendere, cioè quelli che mettono in ginocchio chi non si può difendere. Che i testimoni di Geova abbiano un'ideologia esattamente come quella cattolica, che mettono in ginocchio chi non si può difendere, è un dato di fatto. E il fatto è che però loro vanno per le case per fare il loro, cioè quello che loro ritengono giusto. Nella misura in cui si limitano a suonare il campanello, ti ricordo che qualunque cattolico, il pazzo di Nazareth viene a dire agli apostoli andate a due per ogni casa, e se per caso no, o per ogni città, e se per caso non vi aprono la porta, sbattetevi la polvere dei sandali. Quel sbattetevi la polvere dei sandali significava ammazza tutti quelli che ti mandano via. Infatti è questo che ha significato dopo nel corso della storia. Naturalmente lui ha detto solo sbattere la polvere dei sandali, ma il significato reale è quello che ne ha dato la Chiesa Cattolica nella storia attraverso lo sterminio delle persone. Pertanto loro non fanno altro che seguire quello che dice il pazzo di Nazareth nella versione più leggera, cioè nella versione più tenue, nella versione più diciamo così, rappresentativa, più immediata della lettura dei Vangeli. Però non fanno altro che fare la stessa cosa. Nella misura in cui non fanno del male a nessuno, nella misura in cui si limitano a suonare, a rivolgere la parola, questa azione io non la censuro. Censuro la loro dottrina, questo sì. Pronto?
censuro la loro dottrina, come censuro i cattolici, come censuro i musulmani, come censuro gli ebrei, come censuro i buddisti, cioè censuro il pensiero, non le persone. Pronto? Claudio? Sì? Cerca di curarti perché ne hai bisogno. Ok, ciao. Va bene. Sì, ormai siamo davanti a... Pronto? Che spiegazione date voi al fatto che un qualcosa di limitato come il corpo fisico possa costruire un qualcosa di illimitato, di infinito come l'anima o il corpo luminoso? Beh, okay. ti rispondo, d'accordo. Ciao. Allora, il corpo e o quello che chiami corpo e chiami anima, il corpo luminoso o anima, non sono delle cose infinite, sono delle cose molto finite, moltissimo finite, e partecipano ad altre trasformazioni che seguono. Questo, cioè, il corpo non fa altro che concentrare una frazione di energia vitale, non va a costruire l'anima universale. Pronto? Senti, caro. Mi non so, vero, è qui della radio, come te dare il permesso? Ciao, bella, non ciao. Vuoi, che vergogna. Pronto? Pronto? Sì? Posso parlare con quello della radio? Esa in diretta, dica. Prego? Pronto? Pronto? Sì, esa in diretta, dica. Ascolta, ma tu hai una figlia, no? Cosa? Tu hai una figlia. Sì. Hai fatto gli auguri di Natale a tua figlia? Io ho fatto i regali. Ho fatto le strenne. No, non è una festa cattolica. A me mi sembra che sia pagana e l'hanno rubata. Basta. Vabbè, allora. Avete sentito qual è il linguaggio, e qual è il linguaggio dei cattolici? I cattolici hanno bruciato vive le persone, hanno stuprato, le hanno messe in ginocchio. Wojtyla sta distruggendo l'Africa, sta distruggendo l'America Latina, sta ammazzando chi non si può difendere, gioca a fare santi delle persone aberranti, costringe gente in ginocchio per rubare l'obolo alla vedova. Questi sono i cattolici, questo è il cattolicesimo. Il cattolicesimo deve necessariamente costringere i bambini in ginocchio. Pronto? Ciao Claudio. Ciao, dica. Salia. Guarda, veramente questo si dimostra la bontà dei cattolici. Sì, ma loro sono buoni se tu ti metti in ginocchio. Ma dicomi, ma anche veramente lo giurano che credo a niente, eh? Però guarda, ti garantisco che do anni che vado avanti, no? Che prima ti ho fatto la domanda a te su quelli di Geova. Beh, mica una signora che è di Geova, dopo c'è stata, mi dico, 3 ore nell'intervallo di qualche mese a parlare sulla porta. Beh, erano se buona a passare sotto casa mia che dice: signora, come stai? Ben, ecco, forse non so se dentro di lei ha speranza, ma ha capito che non riesce a convincermi, no? Nel senso che... Però discutemo, parliamo se ho tempo, se mi dico signora ancora non ho voglia, non ho tempo, però ormai mi dice signora sono mio, volevo sapere come che sta. Va bene. Voglio dire insomma sì. Che non riesco a capire sti cattolici che proprio non si faccia nessuna domanda, dico almeno qualche domanda. Ma che senso ha chiamarti, offendati e metterò? Penso che sia proprio miseri del cervello, non c'è altro da dire. Non si può essere brave persone anche senza credere in niente. Questo devi chiedere a loro, sai. Guarda, Claudio, mi te lo giuro, mi a Natale, passa isso, vara forse come ha peso degli altri giorni, perché non c'ero buona magnanza vedendo quello che succedeva in giro. Roba che sono convinta al 99,9% dei cattolici non avrà fatto. Ti dici? Sì, sono convinta, più che sicura, guarda. Mi non mega fatto, è roba che mi ha fatto più schifo e più depresso, la vedi? L'albero di Natale, io chiamo l'albero come che visto il Papa che si era dobà, che tanto dire che una persona credeva che Otelman lo avesse sostituito. Ecco, ora dicomi, se a me non mi dice niente, non riesco che mi dica niente, però mi sento che dentro di me sono una brava persona, non una buona cattolica, perché di cattolici, perlomeno con gli ultimi che ho sentito parlare, non so cosa farmene proprio in mezzo su di tacchi, vada. Ciao Claudio, ciao, non ti volevo neanche chiamare, perché mi hai ascoltato come ti ascolto tutti.
però addirittura che se permetta di dire bisogna qui della radio come fai è stato parlato, ma non va tutti il diritto di dire la sua. No, no, ma è troppo pesante per loro. Come se lo sentia solo, date solo i dettagli in questo senso. Grazie. Qua, insomma, ecco, ciao, Claudio, ciao, guardati che fai grosso. Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Simeoni. Dica. Sono Ernesto. Ciao Ernesto, dimmi tutto. Devi farli ricordare ai signori che la pensano diversamente. Non capisco perché sono colpiti di persona. Per caso gli hai preso qualche lira dalla tasca? Mai farei questo. Allora, e la libertà dove sta? Se uno la pensa diversamente dal suo pensiero, è un delinquente, è un criminale. Quando invece bisogna rispettare tutti, tutti, e dirgli a questi signori che il cardinale Boffa, se non vado errato nel 1700, cosa faceva e cosa aveva? Adesso, siccome aprono la porta perché chiedono la conversione, come? Ci hanno rubati, defraudati fino adesso e adesso chiedono a noi la conversione. Invece fare gli alberelli, date il pane ai poveri che stanno morendo di fame nel giro del mondo. No, distruggete la miseria invece. È lì, vedi, il discorso è questo. Non capisco perché una persona si risente perché un altro fa un altro discorso. Io non mi risento per niente. E c'è uno che va a inginocchiarsi, che va a prostrarsi, che va dal parroco di Lisiera, è affari suoi. Però io non insulto nessuno. Il fatto è questo, la libertà di pensiero, di espressione, di parola è sacra, ma non sacra come sacralità evangelica del credo, e parlo in senso civico, ognuno a casa sua mangia, si lava, fa quello che vuole. Adesso c'è il parroco della parrocchia qua che manda fuori i bollini rosa per far l'amore, se non c'è il bollino rosa non puoi fare l'amore. Vedi, siccome qui purtroppo non c'è una cultura di una mentalità aperta di scelta, qui c'è una cultura che è stata coesa, hanno dato una coercizione mentale di infantile e li hanno fatti crescere credendo che bisogna accendere il cielo. Non so se mi spiego. Certo. Però loro dicono la chiesa è vostra, il denaro è nostro. No, beh. Ciao, caro. Ciao, grazie Ernesto. Ciao. Bene, abbiamo sentito anche Ernesto. Vediamo un attimo. Pronto? Simeoni? Sì? Non mettermi giù. Io non la penso come te, no. Però non mettermi giù. Cioè, volevo dire, no, queste due ultime persone che hanno parlato, ha detto giusto che libertà di espressione, ma dove finisce la libertà e comincia l'offesa? Dove si stuprano bambini non c'è libertà e non c'è offesa nell'indicare quell'azione. No, ma io... Dove si mettono in ginocchio le persone non c'è né offesa nell'indicare quell'azione. Dove si è una struttura filosofica, dove c'è un pensiero, non c'è offesa. L'offesa è data solo quando è gratuita, no, da queste, guarda, persone. Simeoni, guarda, io non entro nel merito religioso, no, entro nel merito di giudiziale, no, cioè della libertà. Sì. Cioè io la libertà la intendo, dove finisce la libertà e inizia l'offesa o la sopraffazione, questo voglio dire, no? Sì. Cioè se lei, Simeoni, ha la sua idea, io la rispetto e le dico con l'incontro in piazza Oberlin, buongiorno signor Simeoni, e lei altrettanto dovrebbe fare una questione, diciamo, civica, no? Cioè il rispetto reciproco, secondo lei, com'è? Ecco, questo voglio dire a questi due signori che hanno telefonato. Il rispetto civico, insomma, ecco. La ringrazio. Grazie a lei. Ciao. In realtà hai ragione, soltanto che qualcuno scambia il rispetto per sottomissione e questo non è accettabile. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Ciao Claudio, ciao. Sono Francesco da Vicenza. Ciao Francesco. Tante volte si confonde lo sdegno con l'odio, con il livore, ma tante volte non è vero. Lo sdegno può nascere anche da una violenza interiore che si subisce e puoi subirla benissimo anche te da certe persone. Purtroppo bisogna farti il callo. Però quello di confondere in certo senso
compreso il cattivo comportamento anche di certe autorità ecclesiastiche, cioè il non consono comportamento secondo le verità evangeliche, può provocare ovviamente un certo confusione e sdegno anche negli stessi cattolici. Attendo, tu a Radio Maria non ti fanno parlare, eh? No, stai tranquillo, stai tranquillo. Comunque, volevo dirti questo, non dar peso a questo sdegno. Io ho il dolore di tutte le atrocità fatte dai cattolici da 2000 anni a sta parte. Cosa vuoi che sia sta roba? Atrocità fatte da uomini, purtroppo, che hanno seguito altri uomini. Vabbè. È come dire che Andreotti è innocente, insomma, è la stessa cosa. È innocente per quel tipo di potere che agisce in quel determinato modo, ma sicuramente non è innocente secondo la sensibilità profonda delle persone, capisci? Sì, va bene. Capisci? E tutto lì il divario e anche la grande confusione che c'è in certi serenissimi cattolici, serenissimi nel senso non di estrema delicatezza, serenissimi nel senso che hanno un concetto profondo delle verità professate da Gesù di Nazareth, da quello che tu chiami il Padre, effettivamente. Se analizzassimo all'infuori della fede... Francesco, devo lasciarti, che è arrivato male. Sì, no, ti dico solo questo. Che sicuramente solo un pazzo poteva amare così l'umanità, solo un pazzo. Vabbè. Ecco, buon lavoro. Ciao. Chiudo. Chiudo le telefonate, ciao e arrivederci alle ore 19. Scusate, vado via immediatamente. Ciao a tutti.